Ciao fans! Bene, perché siamo qua oggi? C'era con me? Certo. C'è stata un'inversione di ruoli? Certo. Ah, ok. Siamo qui oggi perché PMG, che è un'azienda italiana, leader nel settore dei jeans da moto, ci ha contattato nelle settimane scorse per chiederci di collaborare. Dopo aver visto il catalogo prodotti abbiamo accettato con entusiasmo perché abbiamo scoperto, tra le altre cose, oltre a essere 100% italiani, fatti in Italia, e comunque alla fine è sempre un motivo d'orgoglio avere dei prodotti di eccellenza fatti in Italia. Sì. Abbiamo visto che è stata la prima azienda a produrre e commercializzare dei jeans che hanno lo stesso grado di protezione di una tuta in pelle. Cioè, che è una roba, se ci pensi, un lavoro della Madonna, perché cioè con questi pantaloni tecnicamente potresti anche andare in pista, visto che hanno la stessa omologazione della tuta in pelle. Quindi dopo aver accettato ci hanno mandato dei loro prodotti da provare per poi fare una recensione. Ovviamente li abbiamo già provati e ci siamo trovati certo. Molto bene, quindi non stiamo facendo la recensione a scatola chiusa, anche se il test sulla moto lo vedrete alla fine di questa parte registrata in soggiorno. Quindi certo. Sembrerà che li collaudiamo dopo, in realtà no, cioè quella parte è già stata registrata e voi la vedete dopo, ma noi l'abbiamo fatta prima. È importante perché uno magari pensa, guarda questi fanno, prima parlano di una roba che ancora non hanno provato, la elogiano, sono dei venduti. No. No, no, no. Come avrete ormai capito, noi diciamo sempre quello che pensiamo, anche quando non è molto conveniente, sarebbe meglio non dire quello esatto. Che pensiamo, però siamo fatti così e probabilmente prima o poi qualcuno ci querelerà, ma noi abbiamo degli avvocati molto potenti, quindi non vi conviene. Esatto. Praticamente questa omologazione particolare è stata ottenuta mischiando al denim una fibra derivata dal Kevlar. Sai cos'è il Kevlar? Quel materiale che si usa per giubbotti antiproiettile. Esatto. Quindi c'è questo materiale che ha un nome che non riuscirò mai a pronunciare, quindi vi ricordo che nella descrizione del video c'è il link al loro sito, andate e sbagliate anche voi a pronunciarlo. Ma lo dirò io. Dillo tu, vai. Secondo me si pronuncia Twaron. Secondo me, se andiamo su Google Translator, lo mettiamo e ci esce la traduzione, la pronuncia giusta. Secondo me, invece, Google Translator traduce sempre a caso qualunque roba e ha una pronuncia terribile. Oppure direbbe Twaron. Ecco, probabilmente direbbe così. Esatto. Comunque c'è questo materiale che hanno iniziato a usare per fare i pantaloni, che è più resistente del Kevlar. Cioè, in realtà c'è prima uno strato di denim, quindi esteticamente, esteriormente sembrano dei jeans, poi in realtà sotto c'è questo altro materiale e poi c'è la fodera interna per far traspirare meglio la pelle, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa? Ti vedevo. No. Ti vedevo che guardavi i piedi che dondolavano. Non mi stavo guardando i piedi. Cosa stai guardando? Il catalogo. No, beato a te che ci vedi fino a lì, perché io vedo solo delle macchie che si muovono e quindi adesso per vedere cosa c'è adesso devo andare così. Non potresti metterti gli occhiali così sembri più intellettuale. No, non mi piacciono. Sembri Superman, prima di essere Superman. Cioè, sei Peter Parker. No, Peter Parker è la sua Spider. Preparazione su supereroi a caso. Come si chiamava? Ah, Clark Kent. Clark Kent. Bene, salutiamo Clark. No, comunque la cosa importante da ti fa ridere con gli occhiali? Improvvisamente gli occhiali. No, ma lo lascerò quel pezzo perché fa un po' ridere. Ah, ok. Poi tra l'altro, siccome sono concentrato, mi si stanno appannando anche, perché penso di avere la faccia a 6000 gradi, complici anche i faretti. Lo vedi qua l'appannamento? Tipo sì. Quando metti la mascherina. Che problemi. Tu dici che problemi, prova a mettere gli occhiali in inverno con la mascherina. Vado in giro che sembra sempre di essere in pianura padana. Ho capito. Mettiti il lente a contatto. Certo punto, a un certo punto Dio ha detto un po' meno. Troppo meno. Comunque la cosa fondamentale secondo me è pensare che resistono a 8 secondi di abrasione sull'asfalto, e 8 secondi in realtà
possono sembrare pochi, ma 8 secondi di caduta sono un'eternità. Cioè, se pensate, quando un pilota cade a più di 200 all'ora in pista si ferma in molto meno di 8 secondi. Quindi in realtà, se cadete a una velocità simile strada, il problema non è rotolare sull'asfalto, il problema è contro quante cose andate a sbattere prima di fermarvi. Però i pantaloni comunque non si aprono, probabilmente vi aprirete voi colpendo varie cose, quindi non andate forte in strada, perché per andare forte ci sono le piste. Però questa cosa che durano fino a 8 secondi di sfregamento contro l'asfalto, cioè, quando l'ho visto ho detto, ah, 8 secondi, tantissimi. Quelli che durano 8 secondi ovviamente sono quelli che hanno la stessa omologazione delle tute in pelle, e ho sempre pensato che chi ha le moto custom, tipo le Harley eccetera, va sempre in giro con magari i jeans normali, il giubbotto in jeans, ed è una cosa completamente, cioè non è sicuro, nel senso, anche se con un Harley comunque se cadi è l'asfalto uguale per tutti, anche se sei in graziella. Infatti l'unica volta che sono caduto e mi sono fatto male, ero con una BMX, avevo 8 anni, sono caduto su una curva perché mi ha toccato il pedalino per terra e ci ho messo 2 mesi a guarire, perché mi sono tipo scartavetrato tutto il lato esterno della gamba sull'asfalto, e oltre al fatto che poi c'è anche il rischio che faccia infezione, perché ovviamente l'asfalto, cioè, è pieno di batteri eccetera, e dopo se ti fai male sulle ginocchia che devi usare, cioè si piegano, e vuol dire che non puoi camminare. Infatti ho fatto una fatica importante per i 2 mesi successivi, e ovviamente restate come ogni volta nella mia vita in cui mi sono fatto male. E ho rotto il braccio a 6 anni, luglio-agosto. Ho rotto il piede a 20, luglio, e quella roba lì sempre nello stesso periodo, tipo giugno-luglio. Beh, comunque, a parte questo, stanno dicendo appunto che ci sono molte persone che non con le super sportive eccetera, con la tuta in pelle, magari, cioè, non si sentono a loro agio, perché sai, ci sono anche persone che quando commentano i video ti dicono, in strada con la tuta in pelle cosa sei, un Power Ranger? E purtroppo ci sono anche queste persone che hanno questa mentalità un po' sbagliata. Quindi se non volete essere dei Power Ranger, ma comunque volete essere protetti, sappiate che c'è questo tipo di prodotto che vi dà la stessa protezione alla tuta in pelle senza sembrare un Power Ranger. E comunque i Power Ranger sono fighissimi. Infatti a Carnevale, quando avevo 6 anni, io volevo essere quello rosso. E mi ero vestito da Power Ranger rosso, 5 anni forse. Pegasus. Avevo anche la spada. Pegasus. Ti farò vedere le foto. Spaccavo di brutto, eh. Comunque, quindi sono rivolti praticamente a tutti, ma se siete in questa categoria che odia le tute in pelle ma allo stesso tempo volete avere protezione, sappiate che comunque c'è il modo. E poi il loro catalogo è veramente vasto, ci sono tantissimi tipi di prodotti, sia di pantaloni, e ci sono anche delle giacche sia da uomo che da donna, infatti li ha anche l'una adesso. E poi guardate il catalogo, perché ci sono diverse tipologie di prodotti con diversi gradi di protezione. Ci sono quelli di cui vi abbiamo parlato adesso, che si vede che sono dei pantaloni da moto, nel senso che hanno delle cuciture tali che ti fanno capire che sono dei pantaloni da moto. Esatto, quindi si vede proprio che è un prodotto solido, diciamo. E poi ci sono pantaloni con un grado di protezione meno elevato, ma che comunque hanno le stesse specifiche. Durano meno secondi, ma hanno la stessa certificazione, quindi cuciture che resistono agli scoppi, sono collaudati contro l'abrasione sull'asfalto. Quindi ci sono questi pantaloni che sembrano più pantaloni casual. Infatti quelli che hai scelto tu sono più casual. Sì, non si capisce che sono pantaloni da moto. Si capisce solo se fai tipo così sul ginocchio, perché hanno le protezioni che comunque sono estraibili, esatto. Quindi quando dovete lavarle li togliete, mettete la lavatrice e poi le rimettete tranquillamente. Volevo dire una cosa delle protezioni estraibili, che hanno fatto un sistema intelligente tale per cui tu, dentro alla fodera, dentro il ginocchio, hanno messo un coso di felcro che ti permette di andare a mettere la protezione a un'altezza variabile in base a quanto è lunghe le gambe, nel nostro caso poco lunghe. Quindi a volte quando compri i prodotti tecnici, soprattutto i pantaloni, hanno la protezione del ginocchio a un'altezza fissa, e se tu sei basso o troppo alto o troppo basso, sì, o ce l'hai sotto il ginocchio, quindi è scomodissimo, e quando sali in moto ti devi tirare su la protezione, o se sei molto alto ce l'hai a metà coscia. Invece con questo sistema che hanno messo loro, e non avevo visto nessun altro paio di pantaloni che ho provato, vai a ovviare il problema. Ovviamente noi li abbiamo dovuti far accorciare perché ci andavano sotto i piedi.
Dio ha detto meno. Belli, simpatici, anche alti, troppo, troppo, un po' meno. Esatto. Questa roba qua è uscita da Dario. L'avrete vista, o se non l'avete ancora vista, uscirà in uno dei prossimi video. Non so ancora come è messa la programmazione. Perché scherzando, quando non so come è uscita la roba, comunque gli ho detto, beh, ma io mica mi preoccupo, tanto sono ricco, sono Rocco, e dov'è il problema? E allora quando siamo andati a lui si è ricordato di questa roba e mi fa, sei ricco, sei Rocco, e non è che potevi essere anche alto, ed io ho detto meno. Comunque, come ha detto lui, mi ha fatto crepare. Flashback. Comunque guarda, in primo, cioè, alla fine capito, sei ricco, sei Rocco, cioè sì, io ho dovuto fare qualcosa. E i capelli all'altezza. Anche a me, capelli all'altezza. Ma è giusto, perché sennò sarebbe stato tutto quanto troppo. Troppo, troppo, Dio ha detto meno. End of flashback. Bene, date tutte le specifiche tecniche, diciamo, andiamo a recuperare i pantaloni nell'altra stanza e ve li facciamo vedere. Vi facciamo vedere le due paia che non abbiamo messo per fare il giro in moto, mentre le altre due paia che PMG ci ha omaggiato, vedete, abbiamo messo anche main sponsor lì in alto, li vedrete nella seconda parte del video in cui li proviamo e vi diciamo le sensazioni una volta in sella, che poi alla fine è la cosa più importante secondo me. Nel senso, bella la parte spiegata tecnica, però poi anche la parte moto, cioè nel senso, per fare una cosa completa servivano le due parti. Anzi, sai cosa ti dico? Luna, valli a prendere tu. Sei già dalla parte verso, sei indirizzata. Certo. A few moments later. Bene fans, è arrivata la valletta. Grazie. Ah, una cosa fondamentale che non abbiamo detto, è perché ci hanno chiesto in tanti, ma la vestibilità com'è? Allora, dipende un po' dal tipo di modello che scegliete. Quello che posso dirvi è che titanium, che sono quelli con lo stesso grado di protezione di una tuta in pelle, io solitamente ho la 46 e di quelli ho la 46. Quindi la taglia è speculare a quella dei jeans che solitamente metto, non da moto. Mentre questi, che sono i Cafe Racer Grey, li ho dovuti prendere di una taglia più grande perché preferisco averli un po' più morbidi, ecco, nel senso che stando tante ore in moto, se li prendete proprio a pennello, magari c'è il rischio che dopo un po', come tutto, se schiaccia la pancia poi vi fa male. Sì. Quindi secondo me è meglio se prendete piuttosto una taglia in più di quella che avete di solito, con una taglia in meno, in modo tale che viaggiate più comodi. Poi tra l'altro dentro questi, compresa nel prezzo, c'è anche una cintura in tessuto, che quindi vi rimane morbida sulla vita e vi aiuta a tenerli su senza che cadano. Quindi detto questo, questi sono i Cafe Racer, sono quelli grigi, quindi colore grey se li vedete sul Deplian, e questi sembrano dei jeans normalissimi. La protezione è estraibile, infatti adesso non c'è perché li abbiamo appena lavati e quindi li abbiamo tolte per lavarli, e sono come se fossero dei jeans normalissimi. Solo che a differenza dei jeans normali, se cadete non vi aprite in due, e loro non si aprono in due, che è la cosa fondamentale. Mentre nella parte in moto guidata ho indossato i titanium, e quindi adesso vi faccio vedere questi e poi nel video vedrete anche i titanium. Prego Luna, è tutta sua la scena. Allora, alla PMJ mi ha omaggiato dei New Rider Lady, che sono così, quindi color jeans, molto belli. Anche questi li avevi oggi. Esatto, e nel video vedrete i Santiago Lady neri. Esatto, sono belli entrambi. A mio gusto personale mi piacciono di più i Santiago perché sono leggermente più skinny, diciamo, ecco. Questi qua rimangono un pochino più morbidi. Per quanto riguarda le taglie, allora PMJ parte dalla 25 da donna, che sarebbe una 39. Io ho la 24 e quindi li ho dovuti fare leggermente stringere. Quindi se siete proprio magre 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 come me, non vi preoccupate, che basta soltanto fare magari stringere un pochino il bottone. Allora vi farò vedere l'interno del jeans di New Rider Lady. Allora dentro sono fatti di un materiale Tueron che è intrecciato con il denim. Infatti si vede che proprio c'è, cioè, un materiale giallino che si mischia con il denim, e questo è quello che lo rende più rinforzato, diciamo. Qua c'è la fodera, qua dentro si mette la protezione estraibile. Vedete quanto è lunga la fodera? Quindi cioè va da qua a qua e voi potete metterla all'altezza più giusta per la lunghezza delle vostre gambe.
Esatto. Bene, quindi vi abbiamo detto tutto quello che ci è venuto in mente, sia a livello tecnico che a livello di vestibilità. Quindi non possiamo fare altro che lasciarvi la seconda parte del video in cui scendiamo da Bema e vi diciamo come sono le sensazioni con i jeans indossati. Eravamo saliti per la festa della mamma, così giusto per fare un inciso. Bene, buona visione. Ciao fans, praticamente questa è la situazione di disagio per cui uno vuole andare a farsi un giro in moto, dovendo andare a fare una commissione, cioè sarei dovuto andare in macchina, ma volevo farmi un giro in moto, vabbè, comunque è tipo così la situazione. Cosa stai andando a prendere? Poi ve lo spieghiamo, però adesso mi dovresti tipo aiutare a togliere le robe perché non riesco da solo, cioè sono tipo troppo incastrato. Ah ok, sarebbe divertente lasciarti così. No, anche perché non respiro più.